Assessore, se può spegnere il... Grazie Presidente per la parola. Io inizio subito col dire che non trovo assolutamente rispettoso per un consiglio comunale che fine è prova contraria, è quello che stasera doveva parlare e che doveva dire quello che ha da dire il popolo, la città di San Severo, ai rappresentanti che sono venuti qui, e invece lo fa con i pochi rimasti perché qualcuno ha ritenuto di andar via subito dopo qualche intervento, e che non lo trovo assolutamente una cosa rispettosa, perché abbiamo spostato questo consiglio comunale da ieri ad oggi per impegni del direttore, e per lo stesso motivo ci, diciamo, aspettavamo che quantomeno il rispetto fino all'ultimo consigliere comunale che decideva di prendere la parola doveva essere ascoltato attentamente dal direttore generale. Questa è... Grazie. Non soltanto da Dio lo dico, e a questo punto ho il dovere di ringraziare il sindaco di Torre Maggiore, che è rimasto ed è ancora qui seduto, nonostante ormai se ne siano andati tutti, a riprova del rispetto e del garbo istituzionale che ha un sindaco nei confronti di tutto il Consiglio Comunale. Penso che qualche precisazione andava fatta, e andava fatta bene. Non ho neanche gradito, mi dovete, ormai siete abituati al fatto che io, diciamo, non sia molto, così dolce, ecco, nelle esternazioni, però non ho nemmeno gradito il tono, però nonostante tutto sia molto diretta, non ho mai amato, perché sono una moderata di natura, non ho mai apprezzato i toni un po' intimidatori, perché diciamo che questa sera qualcuno ha avuto, perché è chiaro che è una situazione molto sentita, è una situazione veramente che tocca non soltanto, e abbiamo sentito stasera interventi di medici che hanno detto cose che, da cui trapelava chiaramente il lato umano della questione, il lato della sensibilità, che è stato tutto ridotto, come giustamente ha detto qualcuno, soltanto a numeri e conti. Penso che non si possano fare ragionamenti quando abbiamo a che fare con la salute dei cittadini, quando abbiamo a che fare con il diritto alla salute, che è uno dei diritti costituzionalmente più garantiti che abbiamo, e tutelati, e insomma non si può ridurre tutto ai numeri, perché giustamente, come diceva il dottor Florio, non è solo ed esclusivamente un'azienda, è pur vero che viene definita azienda ospedaliera, ci mancherebbe altro, però è pur vero che ha a che fare tutta una serie di elementi che non possono ridursi quando qualcuno viene a dire qui, a fare delle contestazioni portate, diciamo così, veramente anche con umiltà. Io ho apprezzato tantissimo l'intervento del dottor Carella, perché si capiva chiaramente che difficoltà hanno i medici quotidianamente, e gestirle poi in maniera molto molto così ragionieristica, come è stato detto, insomma diventa veramente riduttivo, perché la gente purtroppo non è che ama andare negli ospedali. È già un atto che penso non c'è nulla da aggiungere, è sicuramente una cosa negativa, una cosa brutta per chi ha bisogno di cure. Insomma, ritrovarsi poi a dover gestire queste cose, soprattutto in alcuni settori, perché diciamo è venuto fuori stasera che ci sono dei reparti che hanno davvero delle carenze gravissime. Uno che non è stato detto, non ripeto quello che è stato già detto da tutti, ma anche quello per esempio di oculistica, che mi dicono che non possono fare visite, sono costretti, mi dicono, ecco, mi dicono che non è possibile fare visite nel reparto di oculistica. Quindi io a questo punto mi chiedo, se abbiamo tutti questi reparti di cui abbiamo sentito stasera, l'ortopedia che è ormai ridotta all'osso, la pediatria, l'anestesia, la chirurgia generale, il pronto soccorso,
Allora, è chiaro che noi non abbiamo la possibilità. Abbiamo questa spada di Damocle che ci pende sulla testa e non sappiamo se questo piano di riordino ospedaliero ci darà la promozione o ci farà declassare. Ed è una cosa che io lo volevo dire stasera in faccia al direttore generale. Qui il centrosinistra governa da 15 anni la regione Puglia. Non è che arriviamo qui e siamo sempre all'anno zero. Ogni volta è un momento, vi spiego la situazione. La situazione oggettiva ci è chiara, ce l'ha spiegata con i numeri, va bene, la comprendiamo, ma che di base non ci sia stata una politica costruttiva, una politica che abbia portato risultati e una politica aziendale che abbia risolto le problematiche che vengono qui a urlare, a gridare di avere nei reparti, credo che sia sotto gli occhi di tutti e sia oggettivo. Non possiamo non dimenticare, tra l'altro io ci tengo a evidenziare che forse, non so, altri, ma io proprio sulla questione dei logopedisti sono stata insieme alla ludoteca, sono stata quella che ha fatto avviare la realizzazione della ludoteca con la mia interrogazione, così come su quella per i logopedisti, a seguito della quale il direttore ha risposto sì, farò i concorsi, concorsi che qui non ne vediamo di logopedisti. Quindi la politica, per quanto può quella, diciamo, un po' più sensibile a certe tematiche, offre le soluzioni, dà gli spunti, l'avvio a certe problematiche, ma poi non sono state in nessun caso, almeno parlo per questa consigliatura, in nessun caso, proseguite, ascoltate, perché io se penso all'ospedale vecchio, allora mi chiedo, e va bene, avete fatto questo centro polivalente che avete deciso di spostare su via Castelnuovo, ma come ha detto in maniera molto acuta il consigliere regionale Rosa Barone, non si poteva potenziare la parte dell'ospedale vecchio, perché poi fondamentalmente quel protocollo d'intesa viene da un altro protocollo d'intesa, credo nel 2011, del 2012, che aveva una finalità di mettere su un poliambulatorio in quell'ospedale per rimettere su tutta una certa situazione. Perché? Va bene, c'è stato un ragionamento diverso. Io, come vi dico sempre, andiamo in buona fede, ma l'anello al naso non ce l'abbiamo, è quasi in pre-campagna elettorale iniziare a dare un po' di prebende a destra e manca. Non credo che sia una cosa così lontana, soprattutto per quanto riguarda la politica sanitaria, che molto spesso va a braccetto con la politica, come dire, ai vari livelli, regionale e locale, e che insomma ha creato non pochi disguidi, perché, perdonatemi, ma le clientele nella sanità sono una cosa che, voglio dire, fanno mettere proprio le mani nei capelli. Allora, va bene la questione del poliambulatorio, a meno che non diventi il momento in cui far risorgere dalle ceneri una certa posizione politica. Ci piace comunque il lato positivo, lo vogliamo tenere in considerazione, ma ci viene da fare molte domande. Questi 4 milioni e mezzo, 5 milioni che verranno dati, verranno dati solo per quel centro polivalente? Sindaco, io questo per esempio non l'ho ancora compreso. Oppure possono essere dati per implementare una delle cose che hanno lamentato un po' tutti gli addetti ai lavori, la strumentazione? Ci sono reparti, parlo dell'ospedale nuovo e parlo dell'ospedale vecchio, che sono senza strumentazione. Allora, come si fa a raggiungere gli standard qualitativi richiesti dalla legge per non essere declassati, se non ci danno le condizioni per poter avere l'utenza? Come si fa se anche il reparto, per esempio, di ginecologia non è possibile fare il parto in analgesia, e quindi questo significa che molte gestanti preferiscono andare a partorire da qualche altra parte? Ed è chiaro che non si raggiungono il numero, credo, dottoressa De Vivo, mi corregga se sbaglio, dei 1000 parti l'anno. Ok, come facciamo a raggiungere 1000 parti l'anno
nonostante gli sforzi del reparto, nonostante non si facciano i cesari, così come ha detto il direttore generale parlando del dottor De Marzo, è chiaro che non si raggiungono, perché non ci sono tutta una serie di precondizioni necessarie a mantenere l'utenza e a mantenere gli standard qualitativi e soprattutto l'eccellenza. E poi un'altra cosa, diciamo, mi avvio alla conclusione, è chiaro che il personale medico viene molto demotivato da una situazione di questo tipo, ed è vero che, come dire, ci mette tutto l'impegno del mondo, però è pur vero che fino a quando possono resistere e tutte le conseguenze negative di questo stato di agitazione che ha anche il personale sanitario si riversa sempre sul paziente. Quindi abbiamo un cane che si morde la coda. Allora, io avrei voluto chiedere al direttore generale, quindi concludo, innanzitutto se questo rischio di declassamento è un rischio che, secondo i suoi numeri, è un rischio altissimo o meno, perché stasera volevamo capire qual è la condizione, non far sembrare che sia tutto a posto, ritrovarci magari l'anno prossimo di questi periodi con un ospedale declassato. Quindi farlo prima di una campagna elettorale, tutto a posto, tutto bello, non vi preoccupate, vi diamo il poliambulatorio e poi domani, dopo le elezioni, declassati. Quindi avrei voluto chiedere innanzitutto il rischio quanto è elevato e, seconda cosa, i tempi per risolvere tutte le criticità. Perché se il direttore generale, no, De Biro, ci avesse detto io vi faccio arrivare questo, vi faccio i concorsi entro questa data, avremmo avuto un quadro molto più concreto e delle risposte molto più concrete. Allora, è vero, come dice il sindaco, il amico Lino, che di Torre Maggiore, che va fatta rete, perché questo è un presidio che abbraccia tutto l'Alto Tavoliere, ed è vero che dobbiamo rivendicare con forza la nostra posizione, il nostro presidio, a tutela non soltanto della classe medica, degli operatori sanitari, ma soprattutto del diritto alla salute, che naturalmente quello, diciamo, è di tutti, non ha colore politico. Per cui cerchiamo di fare rete davvero, di portare in maniera forte le nostre istanze lì dove servono e di evitare che i giochi molte volte tra sanità e politica possano purtroppo compromettere uno dei diritti fondamentali del cittadino, appunto, che è il diritto alla salute. Grazie.